Un cordiale saluto a tutti, ben ritrovati dopo una breve pausa, un nuovo appuntamento con Cinformi News. Dal 9 agosto scorso è in vigore la normativa che introduce sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini non comunitari senza un regolare permesso di soggiorno. Il decreto prevede inoltre una disposizione transitoria che permette di regolarizzare rapporti di lavoro in nero. Il decreto attuativo verrà adottato entro il 29 agosto prossimo e conterrà le modalità di presentazione della domanda e i limiti di reddito del datore di lavoro. Le dichiarazioni potranno essere presentate dal 15 settembre al 15 ottobre 2012. Lo speciale sulla regolarizzazione è disponibile sul sito www.cinformi.it. Dallo scorso 8 agosto è possibile inviare online agli sportelli unici per l'immigrazione dalle prefetture competenti le richieste di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati. Questi lavoratori possono beneficiare di una nuova tipologia di permesso di soggiorno denominato Carta Blu Europea. Per accedere alla procedura è necessario registrarsi al servizio di invio telematico delle domande sul sito del Ministero dell'Interno. Completata la fase di registrazione, sarà possibile compilare il modulo di richiesta di nulla osta al lavoro per il rilascio della Carta Blu Europea. La crisi economica in Italia riduce le opportunità di occupazione anche per i cittadini stranieri. Le entrate di nuovi occupati immigrati nel 2012 potranno arrivare infatti a circa 113.000 unità, contro le circa 138.000 che le imprese prevedevano di assumere nel 2011. I dati arrivano da Unioncamere e Ministero del Lavoro. Lo studio rileva che la crisi occupazionale e la progressiva etnicizzazione di alcune figure professionali faranno tuttavia aumentare la quota di lavoratori immigrati sul totale delle assunzioni. Nella provincia autonoma di Trento, di fronte a quasi 1.500 assunzioni di immigrati nei settori non stagionali nel 2011, quest'anno si prevedono solo 669 entrate. Sono quasi 18.000 i minori stranieri non accompagnati accolti temporaneamente in Italia nel 2011 nell'ambito dei programmi solidaristici. Provengono soprattutto da Russia e altri paesi dell'Europa dell'Est, dai Balcani, dall'Africa e in piccola parte da Giappone e Brasile. I dati sono rilevati da uno studio pubblicato dal Comitato Interistituzionale per i Minori Stranieri. Nel 2011 sono stati presentati oltre 1.100 progetti di solidarietà da circa 200 soggetti, concentrati soprattutto nei piccoli comuni su tutto il territorio nazionale. Ed è tutto per questo appuntamento, grazie per averci seguito. Una buona e serena settimana a tutti, a risentirci.